Ospite di oggi lo scrittore Andrea Gamannossi con la sua nuova fatica, 19 sfumature di peperoncino, 3 thriller e 16 ricette afrodisiache. Da dove nasce questo libro, Andrea? Ma questo libro, senti, nasce da una serie di esperienze già del passato, perché io ho pubblicato altri due libri per questa collana, appunto, che si chiama I non ricettari, che è una collana che in pratica è un connubio fra letteratura e cucina. Avevo già scritto due libri, il primo Sangue di Rose, dove c'erano ricette a base di fiori e racconti thriller a base di fiori, poi O Mare Nero, dove il filo conduttore era il mare. E poi mi è venuta questa idea, un po' sfruttando diciamo, il cavallo di battaglia delle sfumature che in questi ultimi tempi va molto di moda, e volevo utilizzare questa formula dove c'era da un lato il thriller leggermente erotico, perché qui non è un libro erotico, è leggermente erotico, e da una parte le ricette afrodisiache in grado, diciamo, di risvegliare i sensi e dare delle sensazioni forti al lettore. È nato più, diciamo, per gioco questo libro. Poi dopo, durante la stesura, la cosa mi è piaciuta, è piaciuta anche all'editore Mauro Quagliai, e quindi è venuto fuori questo librettino che credo sia molto simpatico, leggermente ironico, ma anche thriller e buona cucina. Dunque, tu sei sicuramente un uomo molto appassionato, hai una grande passione per la cucina, hai una grande passione per il genere giallo e noir, è stato un modo un po' per metterli insieme? Sì, da quando sono nati questi libri è stato proprio il binomio cucina-thriller che sono le mie due grandi passioni, e avere l'occasione di unirle, di metterle insieme, per me è stata una grossa soddisfazione, e poi tutto è venuto da sé. Come hai detto tu, questa passione mi ha spinto poi a continuare sull'onda proprio di questi libri, anche se devo essere sincero, la mia vera scrittura è giallo. Dunque, tu sei anche un abile chef, ti piace moltissimo cucinare, per cui so che fai un sacco di esperimenti culinari. Gli esperimenti in cucina nascono da una tua ricerca personale o c'è un confronto con amici e parenti vari? Ma senti, allora, come hai detto, la cucina mi è sempre piaciuta, mi ha sempre appassionato. E alcuni anni fa ho conosciuto uno chef che è Amerigo Capria, che gestisce il ristorante Baccarossa di Firenze, con il quale ho sposato, diciamo, un rapporto culinario, e lui mi ha instradato su delle cose che io magari, essendo un autodidatta, non conoscevo, quindi mi ha dato quel tocco di professionalità che prima probabilmente non avevo. Però la passione ce l'ho dentro fin da quando ero bambino. Quindi la cucina nasce comunque da un confronto. I racconti nascono allo stesso modo? I racconti nascono. Io sono nato come scrittore di racconti. Il mio primo libro si intitola 5 passi nel buio ed è proprio una raccolta di racconti, perché io ho, diciamo, una certa facilità nel produrre racconto rispetto al romanzo. Sono anche romanziere, però il racconto mi resta, diciamo, più semplice. Quindi il binomio racconti-ricette per me è l'ideale. Ho letto il tuo ultimo libro e ho trovato che il tuo secondo racconto all'interno appunto delle sfumature, il caso Minsky, abbia un po' il respiro del romanzo perché ha tanti personaggi, ha caratterizzazione. È come se tu avessi scritto un racconto con le regole del romanzo. Ne è uscito un esperimento molto Un mini accattivante. romanzo. Un mini romanzo, sì. Ma il secondo racconto, tra l'altro, ha un personaggio che già è stato protagonista di altri due racconti di questa serie di libri, che è il Capitano Amelia, un capitano dei carabinieri che svolge le indagini nella provincia fiorentina, in un paese della provincia fiorentina. E effettivamente ho utilizzato non tanto i canoni del racconto, ma proprio i canoni del giallo, ovviamente riducendoli ai minimi termini per portarlo a un racconto, però dal punto di vista stilistico hai ragione, assomiglia più a un vero giallo. Hai altri progetti per il prossimo futuro per quanto riguarda letterari o culinari?
Vabbè, culinari tutti i giorni a casa, praticamente, no, a parte gli scherzi. Abbiamo fatto numerose cene tratte da questi libri e continueremo. Tra l'altro io ho fatto anche una guida sul bosco, è stata, si intitola Toscana dal bosco alla cucina, è stata ristampata il mese scorso perché ha avuto un grosso successo. E per quanto riguarda progetti dal punto di vista letterario, un nuovo romanzo che è in embrione, a cui ci sto lavorando e che spero nel 2014 possa uscire, ma un vero romanzo, non tanto una raccolta di racconti, ma proprio un romanzo per il proprio un giallo alla vecchia maniera. Bene, ti ringraziamo per essere stato con noi Grazie oggi e a in bocca al lupo per il prossimo voi. romanzo. Grazie.